La seduta del 23 ottobre. Il Consiglio regionale ha commemorato Adalberto Minucci, già consigliere regionale, scomparso all'età di 80 anni, e ha poi approvato la proposta di riordino delle province da 8 a 6, accorpando Biella Vercelli e Novara VCO e mantenendo quelle di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. L'Assemblea ha poi approvato l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e l'assegnazione del sigillo della Regione ai volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Antincendi Boschivi AIB. Convegno sull'usura. Il rischio di cadere nella trappola dell'usura non risparmia anziani e giovanissimi. La crisi economica ha portato ulteriori elementi di difficoltà nella vita delle famiglie. Questo l'allarme lanciato nel convegno «Come aiutare le famiglie nella tempesta economica perfetta», svolto il 25 ottobre a Palazzo Lascaris, organizzato dall'Osservatorio del Consiglio regionale sul fenomeno dell'usura, in collaborazione con la Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus. Metodologia e principi della cultura liberale. Piero Ostellino ha tenuto il 24 ottobre a Palazzo Lascaris una lectio magistralis sul tema «Metodologie e principi della cultura liberale. Quale futuro?». L'incontro, promosso dal Centro Pannunzio, è avvenuto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ostellino è politologo di fama internazionale ed editorialista del Corriere della Sera, di cui è stato direttore. Convegno consulta femminile. Superare la crisi con nuove idee imprenditoriali. Si è svolto il 19 ottobre al Centro Incontri della Regione Piemonte un convegno su questo tema organizzato dalla Consulta Femminile. Hanno partecipato il consigliere segretario Gianfranco Novero, l'assessore al lavoro Claudia Porchietto e 7 imprenditori del Piemonte che hanno raccontato la propria esperienza di lavoro. Ha condotto i lavori Maria Agnese Vercellotti Moffa, presidente della Consulta. Manuale per l'esame da agenti di calciatori. Non si fa gol solo sul campo. Come districarsi fra circolari, norme, regolamenti, statuti, decisioni, codici in ambito calcistico internazionale e nazionale. È il titolo del libro di Desiree Gaspari per le edizioni del Faro, presentato il 22 ottobre a Palazzo Lascaris. Dopo il saluto del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, l'autrice ha spiegato di avere riunito in un unico testo, primo caso in Italia, tutte le norme che disciplinano l'attività calcistica nazionale e internazionale.